Allora, riprendiamo il discorso del modello del MOSFET ad alta frequenza. Nella scorsa lezione abbiamo visto che possiamo considerare le capacità interne del dispositivo concentrate in una capacità CGS presente tra gate e sus e in una capacità CGD presente tra gate e drain. La presenza di queste capacità limita il comportamento ad alta frequenza del dispositivo, perché pur essendo di valore piccolissimo, queste sono di picofarad, al crescere della frequenza non si possono più assimilare comunque a dei circuiti aperti e quindi cominciano ad intervenire nel funzionamento del dispositivo e causano il crollo del guadagno. Allora, un fattore di merito, quindi una grandezza che uno può andare a stimare per capire quanto valgono queste capacità del dispositivo, può essere la frequenza a guadagno unitario, che è un parametro che adesso andiamo a definire, che indichiamo con FT. Questa frequenza a guadagno unitario, come vedremo, ci consente di avere una stima delle capacità interne del dispositivo, che non è che sono proprio facilmente misurabili, e quindi rappresenta, diciamo, una cifra di merito, nel senso che più è alto questo valore, più basse saranno le capacità e quindi migliore il comportamento del dispositivo all'interno. Come è definita questa FT? Si definisce in questo modo. La FT si definisce come il guadagno di corrente del dispositivo montato a source comune in corto circuito. È più facile disegnarlo che dirlo. Questo è il modello del dispositivo. Source comune significa che questo terminale qua va a massa. Guadagno di corrente dobbiamo calcolare, quindi che significa? Che in ingresso dobbiamo mettere un generatore di corrente. Allora immaginiamo di mettere qui un generatore di corrente ideale, per cui io qui ho una corrente in ingresso. In uscita abbiamo detto che questo guadagno va calcolato in condizioni di cortocircuito dell'uscita, quindi io ho cortocircuito dell'uscita, e vado a considerare la corrente di uscita. La frequenza FT è la frequenza alla quale questo guadagno di corrente calcolato in queste condizioni vale 1. Quindi io devo andare a calcolare i con 0 sui con i, il modulo di questo guadagno varrà 1. Quando il modulo di questo guadagno di corrente vale 1, la frequenza per cui questo avviene è la frequenza a guadagno unitario. Calcoliamoci allora questo guadagno di corrente. Partiamo dal calcolarci la corrente di uscita. La prima cosa che possiamo osservare in questo circuito è che, avendo cortocircuitato, la resistenza R0 non viene attraversata da corrente, perché ai suoi capi abbiamo una differenza di tensione nulla. Quindi questa corrente di uscita in realtà si divide in due componenti, questa componente di corrente e quest'altra componente. Chiaramente queste due componenti, queste due aliquote di corrente non sono uguali. Perché? Perché noi sappiamo che questa qua è la corrente di drain, che è la grande corrente che attraversa il dispositivo, mentre questa è una corrente che attraversa una capacità, tra l'altro abbiamo detto che è di valore molto piccolo. Quindi con ogni ragionevolezza possiamo ritenere che questa componente di corrente è molto più significativa di questa. Quindi la corrente di uscita io la posso assimilare semplicemente alla G con L di CGS.
vale invece la corrente di ingresso. La corrente di ingresso, questa, è la corrente che entra in questa capacità e in questa capacità. Qua abbiamo due correnti entrambe capacitive, quindi non posso trascurare una rispetto all'altra, cioè hanno più o meno lo stesso ordine di grandezza, quindi dobbiamo necessariamente calcolarle come la somma di queste due correnti. Trattandosi di correnti che passano in capacità, conviene fare questi calcoli nel dominio della classe. Perché nel dominio della classe? Perché la corrente di una capacità la posso calcolare come SC. D'accordo? Quindi questa corrente io la vado a scrivere come S per la capacità, per la tensione che sta ai capi di questa capacità. Oh, se guardate bene, la tensione ai capi di questa capacità CGS è proprio la BGS, ma anche ai capi di quest'altra capacità io ho la stessa tensione, perché io ho messo in corto circuito uscita. Quindi le due capacità in realtà stanno tutte e due collegate in parallelo, cioè le due capacità hanno entrambi ai terminali la tensione BGS. Quindi io la corrente la posso scrivere come S di GS per la somma delle capacità. Quindi se io adesso vado a calcolarmi questo guadagno di corrente, 0 sui volumi, questo sarà uguale a G corrente di GS diviso S VGS, CGS e CGD. Chiaramente IGS e VGS. Noi abbiamo fatto questo calcolo nel dominio di Laplace. Se passiamo alle frequenze fisiche, cioè stringiamo il campo per S uguale a J omega, questo guadagno di corrente diventa J con M J omega CGS. Quando questo guadagno vale 1, la omega sarebbe, diciamo, la corrispondente della omega guadagno unitario, da cui poi vi posso calcolare la frequenza guadagno unitario. Quindi quando è che questo modulo vale 1? In corrispondenza di quale pulsazione vale 1? In corrispondenza della pulsazione G con M su CGS più CGT. Questo qui chiaramente è uguale a 2 pi greco per la frequenza a guadagno unitario, e quindi questa frequenza a guadagno unitario non è altro che questa quantità. Ora, chiaramente noi l'abbiamo calcolata, ma questo è un parametro misurabile del dispositivo. No? Si mette una corrente in ingresso, si chiude il cortocircuito in uscita, si determina la frequenza alla quale il guadagno vale 1. Perché è importante questa quantità? Perché vedete, questa quantità dipende direttamente dalla somma delle capacità. Quindi più è grande questo numero, più piccole sono le capacità. Quindi è una cifra di merito dell'amplificatore. D'accordo? Quindi molto spesso voi troverete, quando faremo la soluzione, diciamo, delle reti in alta frequenza, che verrà dato uno di queste due capacità, tipicamente questa, che è quella che più si riesce a misurare all'ingresso del dispositivo, e poi vi viene fornito il valore della frequenza guadagno unitario. E voi da questa espressione vi potete ricavare l'altra capacità. Ok?
Quindi molto spesso, tra l'altro, anche nel datasheet voi trovate indicato questo numero. Questo numero vi dà una stima della somma delle capacità interne. Allora, che cosa facciamo adesso? Voi avete visto anche nell'esercitazione che se voi vi andate a ricavare sperimentalmente la risposta in frequenza, voi avete una banda nella quale il guadagno resta pressoché inalterato e poi avete che il guadagno diminuisce alle basse frequenze e alle alte frequenze. Noi fino adesso abbiamo calcolato soltanto il guadagno nel range delle medie frequenze, cioè in quell'intervallo dove noi riteniamo che queste capacità siano dei circuiti aperti e che le capacità che abbiamo messo noi dall'esterno siano dei circuiti chiusi. Adesso noi ci vogliamo andare a calcolare invece, comunque diciamo stimare, tutta la risposta in frequenza della fibra. Oggi noi faremo questo per l'amplificatore a sorso comune, ma il metodo che usiamo per risolvere questo problema è quello che poi si usa per qualunque rete voi abbiate diciamo, da risolvere. Quindi facciamo attenzione diciamo, a entrambi gli aspetti, al risultato di quello che facciamo e al metodo che applichiamo, perché il metodo sarà sempre lo stesso ed è il metodo delle costanti di tempo. Dell'amplificatore a source comune. Quindi io disegno qui lo schema dell'amplificatore. Sappiamo, anche perché lo abbiamo visto diciamo sperimentalmente, che se io mi vado a disegnare il modulo del guadagno espresso in dB in funzione della frequenza o della pulsazione, che è la stessa cosa, noi troveremo un comportamento di questo tipo. Ci siamo concentrati su questo range di frequenze che abbiamo definito come medie frequenze. Come viene identificato in maniera corretta? Questo guadagno a medie frequenze avrà un certo valore, chiamiamolo A con M, che abbiamo calcolato, che è G con M, R0, parallelo RL, eccetera, tutto quello che abbiamo calcolato. Rispetto a questo valore massimo, io posso andare a considerare i valori che rispetto a questo sono meno 3 dB rispetto a questo valore. Questo meno 3 dB mi individua due punti. Le frequenze di questi due punti
io le definisco frequenza di taglio inferiore F' e frequenza di taglio superiore FI. Per cui io posso definire banda passante dell'amplificatore bandwidth, che cosa? L'intervallo di frequenze FA meno FL. Chiaramente FH saranno centinaia di megahertz, FL sono 100-200 Hz, quindi è chiaro che questo numero è praticamente FH. Quello che noi vogliamo fare oggi è dare una stima della FL FH. Perché dico una stima? Innanzitutto perché questi sistemi non sono dei sistemi a singolo polo, no? Supponiamo, guardiamo per esempio le basse frequenze, noi abbiamo messo tre capacità là dentro, quindi io ho almeno tre poli, posso avere degli zeri. Quindi mi devo aspettare che il comportamento, poi quando facciamo le simulazioni con Spice, questo si vedrà bene, che il comportamento certamente non è un comportamento a singolo polo, ma se io vado a guardare il solo lato delle basse frequenze, presumibilmente avrò dei poli, degli zeri, quindi avrò un comportamento più complesso. Però dal punto di vista nostro, che vogliamo delimitare la banda passante, conoscere esattamente tutta la posizione dei poli e degli zeri, atteso che si possa fare in maniera semplice su questi circuiti e non sempre è vero, ma comunque non ci interessa. Perché? Perché a noi interessa fin dove io lo posso usare l'amplificatore. Poi tutto quello che succede dopo può interessare di meno. Quindi quello che diciamo, per me è importante è una stima, se c'è, del polo più alto di quelli che intervengono a bassa frequenza. Allo stesso modo, alle alte frequenze, dove avrò un comportamento più frastagliato perché ho più capacità nel dispositivo, quello che però a me mi limita la banda passante è la posizione del polo che io trovo a frequenza più bassa di tutti quelli che ho. Quindi, e per una questione di complessità, molte volte di analisi dei circuiti, e perché poi alla fine a me non mi interessa, diciamo, studiare tutta la dinamica del sistema, noi affronteremo il problema della determinazione delle frequenze di taglio utilizzando un metodo approssimato. Questo metodo approssimato, che si chiama il metodo delle costanti di tempo di circuito aperto, di cortocircuito, poi dipende dalla frequenza che sto cercando, ci consente una stima di queste due quantità. Questa stima è tanto più esatta quando esiste un polo veramente dominante rispetto agli altri. Allora, in quel caso la stima che io ho è esatta. Se non esiste un polo dominante, la stima che io ho non sarà esatta, ma va bene lo stesso per quello che a voi serve. Quindi delimitare il confine della banda passante. Ok? Quindi noi risolveremo il problema non in maniera, diciamo, esatta, analitica, cioè risolvendo la rete con tutte le capacità, eccetera, ma con un metodo, diciamo, alternativo. Allora, per fare questo, per applicare questo, cominciamo a ricavare per questo circuito la risposta alle alte frequenze. Ok? Quindi io ho la risposta alle alte frequenze del circuito. Che significa risposta alle alte frequenze? Significa che io devo considerare la watt a C del circuito, tenendo presente che le capacità esterne sono dei punti, ma le capacità interne questa volta ce le sono fisse. Quindi, rispetto al modello che finora abbiamo disegnato, io ci devo andare ad aggiungere le capacità del dispositivo. Ok? Quindi io mi devo studiare un circuito fatto così.
questo è il dispositivo adesso, il dispositivo comprensivo delle capacità. E poi ci devo disegnare attorno la rete così come abbiamo fatto finora. Quindi il source va a massa, dalla gate ciò la resistenza al gate, la resistenza del generatore e il generatore. Al drain ciò la resistenza di drain, la resistenza di carico che è la massa. Vedete, noi siamo stati fortunati avendo capacità di ordine molto diverso tra di loro. Perché se le capacità interne del dispositivo fossero state di ordine paragonabile con queste, noi avremmo dovuto considerare un circuito che li conteneva tutte quante. Invece il fatto che le capacità esterne sono microfarad e quindi alle frequenze di interesse sono dei curti, ci consente di scomporre il problema. Quindi alle basse frequenze consideriamo solo le esterne, alle alte solo le interne. Quindi questo semplifica molto l'analisi. Questa rete. Questa rete non è neanche, diciamo, molto complessa, quindi volendo uno potrebbe ricavarsi da questa rete direttamente l'espressione del guadagno alle alte frequenze, quindi l'espressione esatta del guadagno. Però, diciamo, questo è l'unico caso nel quale questo calcolo, diciamo, è possibile in maniera esatta. In tutti gli altri casi ricorreremo al metodo delle costanti di tempo, quindi lo vediamo direttamente da adesso e via. In questa rete noi osserviamo un'altra cosa che non ci è mai capitato di avere, e cioè l'esistenza di un elemento che si trova tra ingresso e uscita. E questo rende un po' più complessa l'analisi, perché dovrei andare a considerare le correnti che vanno in questa capacità. Fortunatamente però la rete può essere semplificata. E come si semplifica? Si semplifica con il teorema di Miller, che non so se voi avete visto o meno. Avete notizia del teorema di Miller? Il teorema di Miller, voi vi fidate, io non ve lo dimostro, lo applichiamo soltanto, ma diciamo non è una cosa complessa. Il teorema di Miller consente di semplificare tutti i circuiti nei quali voi avete un'ammettenza a cavallo tra la maglia di ingresso e la maglia di uscita. Quindi se voi avete questo circuito, quindi un doppio bipolo nel quale avete un'ammettenza Y che è connessa tra l'ingresso e l'uscita, quindi è esattamente quello che succede qua, e avete una tensione in ingresso e una tensione V2 in uscita. Generalmente, diciamo, voi avete un riferimento delle tensioni. Che cosa dice questo teorema? Che io posso considerare, anziché questa ammettenza a cavallo, due ammettenze, una tutta sull'ingresso e una tutta sull'uscita, che si possono ricavare banalmente da questo sistema. Quindi questa rete io la posso scomporre in quest'altra, dove ho una ammettenza Y con 1 solo all'ingresso, una ammettenza Y con 2 sulla maglia di uscita, e questi due valori, Y1 e Y2, me li posso ricavare così. L'ammettenza in ingresso è pari all'ammettenza Y moltiplicato per 1 meno K, dove K è il rapporto tra la tensione di uscita e la tensione di ingresso.
l'ammettenza sulla maglia di uscita è pari all'ammettenza iniziale per 1 meno 1 su K, dove chiaramente K è sempre lo stesso. Chiaramente questa rete si evolve, è una trasformazione. Questo teorema di Miller nel nostro caso si applica molto facilmente perché l'ammettenza è SCGD, perché l'impedenza è 1 su SC, quindi l'ammettenza è proprio SC. Quindi questo teorema che cosa ci dice? Che io posso prendere questo blocco e trasportarlo, una parte tutta all'ingresso e una parte tutta all'uscita, con quella trasformazione. L'unica cosa che devo fare è calcolarmi il K della trasformazione. D'accordo? Il K che cos'è? È il rapporto tra la tensione che ho qua e la tensione che ho qua, cioè ai capi dell'ammettenza che voglio sdoppiare. Quindi questo K che serve a noi, in realtà chi è? Qual è la tensione che io tengo qua? È la solita tensione che ci andiamo a calcolare noi, la B con 0, che quindi è G con L e VGS per il parallelo delle resistenze. Quindi io la vado a scrivere come G con L VGS per, metto una R0 asterisco, R0 asterisco per me sono le tre resistenze in parallelo, va bene? R0 parallelo RD parallelo R. Quindi la tensione dell'uscita diviso la tensione che ho qui, ma la tensione che ho qui è proprio la VGS. Quindi questo K in realtà è G con M per R0 asterisco. È il guadagno massimo dell'amplificatore, perché il guadagno dell'amplificatore rispetto a questo vuol dire il partitore dell'ingresso, quindi questo è un numero alto, è il guadagno massimo dell'amplificatore a suo volume, d'accordo? Quindi poiché questo è molto importante, questo fatto, notiamolo già da adesso. Quindi per tutto quello che abbiamo detto andiamo a riscrivere questo circuito utilizzando il teorema di Miller. Quindi qua ci vado a considerare una capacità C con 1. CGD per 1 meno K, dove K è questo numero qua. Quindi questa C con 1 sarà pari a CGD per 1, qui ci sta il segno meno, veramente meno C con M per il parallelo delle resistenze. Quindi questo qui sarà 1 più G con M R0. Sulla maglia dell'uscita troverò la capacità C con 2 dove il valore di questa C con 2 sarà pari a CGD per 1 meno 1 su K, quindi CGD per 1 più 1 su G con M per R0 asterisco.
vediamo semplicemente applicato quello che ci dice il teorema di Miller. Vedete, avendo fatto questa trasformazione abbiamo ottenuto due circuiti che sono separati. Ai capi di queste maglie qua abbiamo l'ACS. Quindi volendo, questo circuito lo potremmo risolvere calcolandoci esattamente il rapporto V0 di GS. Però, come vi dicevo, questo è un caso molto particolare, è il circuito più semplice che possiamo avere. Quindi, anche in questo caso, in realtà, visto che poi lo useremo sempre, usiamo direttamente il metodo delle costanti. A noi di questo circuito abbiamo detto non ci interessa esattamente conoscere il guadagno, a noi ci interessa ricavare da questo circuito una stima della frequenza di taglio superiore. Allora, che cosa dice il metodo delle costanti di tempo? Dice che questa stima della omega con H, quindi della pulsazione di taglio superiore, io la posso valutare, lo scrivo, è più difficile a scriverlo che a farlo, come 1 sulla sommatoria dei termini RIC con I, che adesso vediamo chi sono. Chi sono i termini R con IC? Allora, le C sono le capacità del sistema, le R sono la resistenza vista ai capi della capacità che sto esaminando, avendo però considerato le altre dei circuiti A. Per questo motivo, alle alte frequenze, il metodo viene detto metodo delle costanti di tempo a circuito aperto. Ma in realtà l'applicazione è semplicissima. Costanti di tempo perché? Perché chiaramente questi qua hanno tutte dimensioni, RC sono tutte costanti di tempo. Come si applica questo metodo? Secondo dei passi. Il primo passo è, per calcolare i costanti di tempo, spegnere i generatori. Okay? Quindi i generatori indipendenti vanno spegni. Quindi spegnere i generatori. Secondo passo. Considerare una capacità per volta, calcolarsi la R equivalente ai capi di quella capacità, avendo considerato le altre dei circuiti aperti. Quindi una capacità per volta tenendo le altre dei circuiti aperti. Allora, come si applica qua? La omega con H come la posso ricavare? Come 1 diviso. Quali sono le capacità? Spegnere i circuiti vuol dire che questo qua non lo devo considerare, quindi questo punto qua è come se si ammassa. Spengo il generatore VGS. Quali sono le capacità del sistema? Io qui ho due capacità in parallelo, quindi ho una capacità che è la somma delle due. Qual è la resistenza che io vedo ai capi di questa capacità quando spengo questo? Vedo il parallelo di queste due. Quindi io ho che la prima costante di tempo è CGS più CGD, la capacità, per la resistenza che vedo ai capi, R-signal parallelo RG. Questa è la prima costante di tempo.
la seconda costante di tempo. Che cosa c'ho qui? Un'altra capacità. C2. Qual è la resistenza che io vedo ai cavi di questa capacità avendo spento il generatore, quindi non avendo questo? Ai cavi di questa capacità qua ci sta 1, 2, 3 resistenze in parallelo. Quindi ci sta R0 parallelo RD parallelo RD. Questa è la voglia. Quindi come vedete è un metodo semplice nell'applicazione. Si spengono i generatori esterni, si valuta una capacità alla volta e si scrive la resistenza che io trovo ai cavi di quella capacità. Nella maggior parte dei casi non richiede di fare nessun calcolo, per l'ispezione visiva si capisce subito quali sono le capacità coinvolte. Come dicevamo, questo metodo è tanto più esatto quanto più una di queste costanti di tempo domina rispetto. Allora, abbiamo capito come si applica il metodo. Il metodo si applicherà a questo, a tutte le reti che voi vedrete. Quindi questo è il metodo. Concentriamoci un attimo sul risultato, perché il risultato per questo particolare amplificatore è molto importante. Ok? Quindi abbiamo capito il metodo, concentriamoci un attimo sulle espressioni che abbiamo ottenuto, che vado a riscrivere qua. Quindi noi abbiamo ottenuto che omega con H, quindi la pulsazione di taglio superiore, e pari a questa roba qua. Allora la riscrivo. Questa volta andando a, scusate se qua c'è stato un errore che non avete fatto notare, questa qua è C con 1, non è CGT. Avevamo sostituito la capacità con C con 1. Siete fin troppo silenti durante le lezioni. Quindi andiamo a sostituire alla C con 1 il valore che abbiamo trovato. D'accordo? Quindi CGS più CGD che moltiplica 1 più C con M R0 asterisco. Questo è il primo termine più RD parallelo RL parallelo R0 che moltiplica C2, quindi CGD per 1 più 1 su G con M R0 asterisco. Questa qua è l'espressione. Perché questa espressione è estremamente importante? Abbiamo già notato che G con M R0 è il guadagno dell'amplificatore, quindi un numero grande. Quindi questa capacità CGD in realtà moltiplica il guadagno dell'amplificatore. Pur essendo questa capacità più piccola della CGS, quindi viene, diciamo, moltiplicata per un coefficiente molto grande. Quindi non è trascurabile rispetto alle altre, ma come dire, nel riportarla all'ingresso con il teorema di Miller scopriamo che in realtà il suo effetto è un effetto che viene moltiplicato per il guadagno. Quindi questo termine qua è un termine grande che si confronta con l'altrettanto grande capacità CGS. Da quest'altro lato, proprio perché il C con MR0 è grande, 1 su questa quantità
è sicuramente un numero piccolo. Quindi la C2 alla fine coincide praticamente con la CGT, quindi una capacità piccola. Le resistenze che moltiplicano i due coefficienti sono tutte più o meno della stessa dimensione, sono kilo. Quindi quello che fa la differenza tra i due termini sono le capacità. Allora, non c'è dubbio che questo termine qua è sicuramente molto superiore rispetto a questo. Quindi abbiamo un polo, diciamo, dominante. Quindi la risposta alle alte frequenze è influenzata da questa parte qua del denominatore. D'accordo? Generalmente questo termine qua è trascurabile rispetto a quello. Ma questo ci dice pure un'altra cosa molto importante che va sotto il nome di effetto Lull, e cioè che poiché per avere un comportamento, diciamo, il più possibile esteso nelle alte frequenze, questo numero dovrebbe essere il più grande possibile, no? Perché il nostro amplificatore abbia una banda passante estesa, io dovrei avere un piccolo denominatore, ma io al denominatore ho il guadagno. Quindi vuol dire che più guadagna questo amplificatore, più stretta è la banda. Quindi, benché il source comune sia l'amplificatore che presenta il guadagno di tensione più alto, per colpa dell'effetto Miller presenta anche una banda passante molto. Quindi se noi vogliamo un amplificatore che abbia una banda larga e anche un guadagno ampio, noi non possiamo scegliere uno stadio a source comune sottofondo. Vedremo delle configurazioni, diciamo, un po' più complesse che ci consentono di avere tutte e due le caratteristiche, sia guadagno che banda. Ok? Quindi questo è l'effetto Miller, fondamentalmente ci dice questo, che l'amplificatore più guadagna e più è limitato la sua.